Bentrovati, nel video che segue vi vado a spiegare la lavorazione di questo punto che ho usato per la stola. È un punto traforato in diagonale lavorato con i ferri scolari, ma potete usare tranquillamente ferri lineari, come potete usare anche un filato monocolore diverso dal mio, perché vi andrò a dare tutte le notizie necessarie per la lavorazione. Così è come si presenta il punto, ma passiamo alla spiegazione dello stesso. Vi vado a dare le misure in centimetri per la stola che ho realizzato io. Voi stabilite le vostre e lavorate su quelle misure. Potete usare filati e ferri differenti, perché andremo a lavorare sui centimetri. Vi do un poco di informazioni per la lavorazione della stola. Allora, la stola è stata lavorata avviando le catenelle per la larghezza, la mia è di 60 cm, e poi lavorata per l'altezza, che è di 2 metri. Il punto è stato lavorato su un multiplo di 5, ho avviato una catenella pari, i bordi sotto, sopra e laterali sono stati lavorati appunto a legaccio, quindi i ferri sia in andata che in ritorno tutti a dritto. Mentre la sequenza di ripetizione del motivo è stata lavorata su 5 punti di base. Ho usato dei ferri del numero 8 e mi sono occorsi all'incirca 900 metri di filato. Quindi vado ad avviare le maglie sul ferro e poi vi faccio vedere la lavorazione del punto traforato. Il punto traforato, vi dicevo, è stato lavorato su 5 punti di base e ogni due ferri il motivo si sposta di un punto per formare la diagonale. Ho fatto, vedete, il mio cappietto iniziale. Sul canale trovate parecchi metodi di avvio con i ferri. Io molto spesso uso questo. Se poi volete vedere nello specifico, andate a guardarvi il tutorial. Al limite ve lo metterò nella info box sotto questo video. Io i miei punti li avvio, questo è uno dei modi con i quali avvio i miei punti. Quindi vado ad avviare una catenella che sia multipla di 5 e di numero pari. Mi porto avanti e poi vi faccio vedere la lavorazione del motivo. La catenella l'ho fatta di numero pari perché è più facile poi la ripartizione e la divisione dei punti. Ho caricato tutte le mie maglie sul ferro, vedete, e andiamo a lavorare un primo giro tutto a dritto. Non abbiamo maglie di vivagno, ma abbiamo soltanto i punti di bordo iniziale e punti di bordo finale. Dopo questo primo ferro lavorato a dritto, ne andremo a lavorare altri 9 per avere un bordo appunto legaccio. Ho terminato il primo ferro lavorato tutto a dritto, volto il ferro e lavoro il ferro di ritorno sempre a dritto. Io mi porto avanti, vado a lavorare tutti e 10 ferri per avere il bordo iniziale a legaccio e poi vi faccio vedere la lavorazione della sequenza dei punti, come si va a sviluppare. Ho terminato di lavorare anche l'ultimo ferro per concludere il bordo appunto legaccio, vedete, e sono sul rovescio del lavoro. Per sapere qual è il dritto del lavoro prenderemo come riferimento la codina. Quando abbiamo la codina sulla sinistra siamo sul dritto del lavoro. Per contare i ferri fate in questo modo. Ogni costina a punto rovescio conta 2, perché abbiamo un rovescio e un dritto, quindi sono 2. Un rovescio e un dritto sono 4, sono 6, sono 8. E sono 10. Terminato il bordo,
svolto il lavoro e andiamo a cominciare la sequenza di ripetizione. I primi 5 e gli ultimi 5 punti andranno lavorati sempre a dritto, e nei ferri di andata e nei ferri di ritorno. Invece, per quanto riguarda il punto traforato, lo andremo a lavorare sul dritto e sul rovescio lavoreremo le maglie come si presentano, compresi i gettati. Quindi andiamo ad avviare il primo ferro per il punto fantasia e lavoriamo in questo modo. I primi 5 punti tutti a dritto, che saranno il bordo appunto legaccio del laterale 3, 4 e 5. Questi li lavoreremo sempre a dritto e in andata e in ritorno. Adesso partiamo con la sequenza di ripetizione. La sequenza di ripetizione del punto traforato in diagonale si lavora su 5 punti e avremo 3 punti a dritto, 1, 2, e 3, un gettato, 2 punti assieme a dritto. Vedete? E questa è la sequenza di ripetizione. Ricominciamo. 3 dritti, 1, 2 e 3, un gettato. 2 punti assieme a dritto. Gli ultimi 5 punti, che sono i 5 punti del bordo, li lavoro a dritto. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro e il ferro di ritorno. Lavoriamo i primi 5 punti e gli ultimi 5 punti tutti a dritto. I punti centrali li lavoriamo come si presentano, quindi siamo sul rovescio del lavoro, li andremo a lavorare a punto rovescio. Inizio il ferro di ritorno, quindi i primi 5 punti a dritto, 1, 2, 3, 4 e 5, che sono i punti di bordo. Porto il filo sul dietro del lavoro fronte a me e vado a lavorare le maglie centrali, compresi i gettati, tutto a punto rovescio. Gli ultimi 5 punti, che sono i bordi dall'altro lato, li vado a lavorare a dritto. È un solo ferro da lavorare, sempre sul dritto del lavoro, e ogni due ferri il lavoro, la diagonale, si sposta di un punto. Vi faccio vedere il metodo più semplice che ho usato io per non sbagliare. Termino il ferro e vi faccio vedere un altro ferro di ripetizione per il punto in diagonale, che vi ricordo lo andiamo a lavorare sul dritto del lavoro, mentre il ferro di ritorno, che è sul rovescio, lavoriamo i punti di bordo iniziali e finali a dritto, mentre le maglie centrali le andiamo a lavorare a punto rovescio, come vi sto facendo vedere. Sono sui 5 punti finali di bordo, porto il filo in avanti e li lavoro a dritto. 2, 3, 4 e 5.
adesso volto il lavoro e riprendiamo la lavorazione del punto fantasia in diagonale. Abbiamo preparato la base con il primo ferro di lavorazione. I ferri successivi io li ho lavorato in questo modo. Fatti i 5 punti di bordo a dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso dobbiamo andare a lavorare il punto fantasia. Vedete che qui non abbiamo più 5 punti, ma ne abbiamo 4. Ma la nostra sequenza di ripetizione è sempre 3 punti a dritto, un gettato, 2 punti assieme. Come facciamo? Facciamo in questo modo. Partendo dal gettato, che deve sempre essere l'ultimo dei 3 punti lavorati a dritto, io faccio così, 1, 2 e 3, quindi questo punto in più io lo vado a lavorare semplicemente a dritto perché non ho i punti per lavorare la ripetizione. Quindi questo punto in più lo lavoro a dritto e adesso ho 1, 2, 3 punti dritti da lavorare, gettato compreso. L'ultimo punto dei 3 dritti va sempre lavorato sul gettato, quindi faccio 1, 2 e 3. Porto il filo in avanti per fare il gettato e lavoro le due maglie seguenti assieme a dritto e ho la mia sequenza di ripetizione. Bisogna prestare un poco di attenzione soltanto all'inizio del ferro perché poi vi verrà in automatico e vi faccio vedere. Fatto il nostro conto iniziale, adesso abbiamo 1, 2 e 3. Vedete che il terzo dritto è sul gettato. Porto il filo in avanti e vado a lavorare i due punti assieme. Di nuovo 1, 2, terzo dritto sul gettato sottostante, porto il filo in avanti per fare il gettato, due punti assieme e vedrete che mano a mano che voi andate avanti con il punto fantasia, ogni due ferri questo si sposterà in avanti di un punto. Il conteggio lo dovete fare sempre all'inizio del ferro e per poter iniziare un'altra sequenza di ripetizione dovrete avere, dopo i 5 punti di bordo che avrete lavorato a dritto, 5 punti nuovi per iniziare un'altra diagonale. Mi porto un poco avanti così vi faccio capire meglio. Siamo all'ultima sequenza, vado a lavorare i 3 dritti, 1, 2 e 3. Tolti i 5 punti di bordo, vedete che ho un solo punto, quindi non posso lavorare i due punti assieme. Allora questo punto in più faccio come ho fatto all'inizio, lo lavoro normalmente al dritto e vado a lavorare i miei 5 punti di bordo. L'importante è che voi dovete avere sempre 5 punti iniziali e 5 punti finali per poter lavorare a dritto e avere il bordo appunto legaccio. Il ferro di ritorno lo lavoriamo come abbiamo fatto prima, i 5 punti iniziali per il bordo vanno a dritto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5.
passo il filo sul rovescio del lavoro fronte a me e vado a lavorare le maglie centrali al rovescio, gettato, compreso. Gli ultimi 5 punti dell'altro bordo a dritto per avere il bordo appunto legaccio. Potete anche marcare i punti di bordo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, così sapete che su quei punti dovete lavorare sempre a dritto e in andata e in ritorno. Io sono, vedete, alla fine del ferro, vado a marcare gli ultimi 5 punti, così so che questi punti vanno lavorati a dritto. Quindi porto il filo in avanti e lavoro i 5 punti di bordo a dritto. E 5. Voltiamo il ferro e andiamo a lavorare il punto fantasia in diagonale. Siamo sul dritto del lavoro e dopo i 5 punti di bordo lavorati sempre a dritto, quindi a punto legaccio, il terzo dei 3 punti dritti della sequenza di ripetizione è sempre sul gettato. Per avviare una nuova diagonale, dopo i punti di bordo, dobbiamo avere 5 punti per la ripetizione. Mi sono portata un po' avanti con la lavorazione per farvi vedere che per avviare una nuova diagonale lo potremmo fare ogni 10 ferri lavorati, perché ogni 10 ferri dopo i punti di bordo avremmo a disposizione i 5 punti per avviare la nuova diagonale. Fatto questo, tutto il resto viene in automatico. Da una parte andremo ad avviare la nuova diagonale, dall'altra parte termineremo la diagonale, l'ultima diagonale in lavorazione. Quindi ricominceremo con la lavorazione del punto e nei ferri successivi i punti che sono insufficienti per la lavorazione della ripetizione vanno lavorati come si presentano, quindi appunto dritto, mentre vi ricordo che per le diagonali avviate il terzo punto dritto è sempre sul gettato sottostante. Dopodiché, lavorato il terzo punto dritto, faremo il gettato e le due maglie dopo le lavoreremo assieme. Vi faccio vedere praticamente l'avvio di questa nuova diagonale. Ho lavorato 10 ferri, quindi ho i 5 punti per avviare una nuova ripetizione. Andiamo a lavorare i 5 punti di bordo a dritto, sempre, sia nei ferri in andata che in quelli di ritorno. 2, 3, 4 e 5, e adesso andiamo a lavorare la ripetizione del punto. La ripetizione è sempre la stessa: 3 dritti, 1, 2 e 3. Stiamo lavorando la nuova diagonale sui 5 punti ricavati dopo la lavorazione di 10 ferri. Porto il filo fronte a me per fare il gettato. I due punti successivi li vado a lavorare assieme. In questo modo abbiamo avviato una nuova diagonale. Per le diagonali successive ricominciamo da capo. 3 dritti, 1, 2 e 3. Il terzo dritto è sempre sul gettato sottostante. Porto il filo fronte a me per fare il nuovo gettato. I due punti successivi li vado a lavorare assieme
continuo lavorando tutto il ferro fino ai punti di bordo. 1, 2, 3 dritti, filo fronte a me per fare il gettato, 2 punti assieme. Che chiudono la ripetizione. Uno, due e tre. Faccio il gettato e i 2 punti successivi li lavoro assieme. Da un lato abbiamo avviato una nuova diagonale, dall'altro lato abbiamo esaurito i punti per la lavorazione dell'ultima diagonale. Vedete che abbiamo giusto i punti di bordo, quindi li vado a lavorare a dritto. E 5. Quindi vi ho fatto vedere anche l'avvio della nuova diagonale. Avrete capito che una nuova diagonale la potrete avviare dopo 10 ferri. Quindi la ripetizione è su 5 punti per 10 ferri. I bordi sono lavorati tutti a dritto per avere il punto legaccio. Vi ho fatto vedere come regolarvi per la lavorazione della ripetizione centrale per il punto fantasia. Credo che possiate continuare da sole se volete provare a fare la stola che ho fatto io. Vi metterò nella info box link utili per la lavorazione e per il punto dritto, il punto rovescio, l'avvio delle maglie e tutto ciò che potrà esservi utile alla lavorazione di questo punto. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, condividete, io vi aspetto per i prossimi video. A presto!